Vogliamo risolvere questa espressione contenente le potenze. La prima cosa da ricordare quando dobbiamo risolvere un'espressione è l'ordine di precedenza con cui effettuare le operazioni. Faremo prima potenze e radici, quindi moltiplicazioni e divisioni e solo infine addizioni e sottrazioni, sempre nell'ordine con cui le troviamo procedendo da sinistra verso destra. Se poi, come nel caso della nostra espressione, abbiamo anche delle parentesi, dobbiamo ricordare l'ordine di precedenza con cui risolvere le operazioni nelle parentesi. Prima le tonde, poi le quadre e infine le graffe. Vediamo che nella nostra espressione abbiamo una parentesi tonda e la nostra parentesi tonda contiene una moltiplicazione. Una moltiplicazione particolare in realtà è una moltiplicazione tra potenze che hanno la stessa base, 4 alla seconda per 4 alla terza. La regola che ci consente di fare questo calcolo dice che il prodotto di potenze che hanno la stessa base è una potenza che ha per base la stessa base e per esponente la somma degli esponenti. Nel nostro caso potremo quindi scrivere che 4 alla seconda per 4 alla terza è ancora 4, ovvero la stessa base, elevato alla 2 più 3 somma degli esponenti, ovvero 4 alla quinta. Allora, se andiamo a riscrivere la nostra espressione, avremo 12 che moltiplica 4 alla quinta elevato alla seconda e via di seguito con il resto dell'espressione che non abbiamo ancora trattato. A questo punto andiamo a risolvere la nostra parentesi tonda. Questa volta abbiamo una potenza, 4 alla quinta, elevata a un'altra potenza, cioè al quadrato. La regola che ci consente di risolverlo è quella di potenza di potenza. Se abbiamo la potenza a alla m elevato a un indice n, otteniamo una potenza che ha ancora come base la stessa base e per esponente il prodotto, questa volta, degli esponenti. Quindi per noi 4 alla quinta elevato al quadrato non sarà altro che 4, cioè la stessa base, elevato al prodotto 5 per 2, ovvero 4 alla decima. Andiamo allora a vedere come diventa la nostra espressione. 12 che moltiplica 4 alla decima diviso 4 alla decima e ancora via di seguito con il resto della nostra espressione. Ricordiamo che dobbiamo ancora risolvere la parentesi quadra perché abbiamo detto prima si risolvono tutte le parentesi. La regola che ci consente di calcolare questo quoziente è quella che dice che il quoziente di due potenze che hanno la stessa base è una potenza che ha come base la stessa base e come esponente questa volta la differenza degli esponenti, ovvero 4 alla decima diviso 4 alla decima è una potenza che ha come base ancora 4 e come esponente la differenza degli esponenti 4 alla 10 meno 10, ovvero 4 alla 0. Andiamo a riscrivere la nostra espressione e otterremo 12 che moltiplica 4 alla 0 meno 7 per 8 elevato alla 0 più 9 alla seconda diviso 3 alla seconda. Risolviamo da ultimo ancora la parentesi quadra e abbiamo dentro la parentesi una potenza che ha esponente 0. Dobbiamo ricordare che ogni potenza avente esponente 0 vale sempre 1, quindi nel nostro caso 4 alla 0 vale 1. Se osserviamo però la nostra espressione, vediamo che c'è anche 8 elevato alla 0 e anche in questo caso possiamo dire subito che 8 alla 0 vale 1. Allora come diventa la nostra espressione? 12 che moltiplica 1 meno 7 per 1 più 9 alla seconda diviso 3 alla seconda. Abbiamo ancora una parentesi quadra, facciamo semplicemente la moltiplicazione. 12 per 1 non fa altro che 12, 7 per 1 è 7 e a questo punto dobbiamo risolvere questa divisione. Questa non è una divisione normale, ma è una divisione tra potenze, questa volta che hanno lo stesso esponente. Anche in questo caso abbiamo una regola che ci consente di risolvere il calcolo più velocemente. E il quoziente di potenze che hanno lo stesso esponente ha come base il quoziente delle basi e come esponente l'esponente stesso. Quindi nel nostro caso 9 alla seconda diviso 3 alla seconda non è nient'altro che una potenza che ha 9 diviso 3 come base e ancora 2 come esponente. Ma 9 diviso 3 è 3 e 3 elevato al quadrato è 9. Allora andiamo a riscrivere e otteniamo più 9. A questo punto la nostra espressione non contiene più potenze, non contiene più parentesi, non contiene né moltiplicazioni né divisioni, ma solo somme e sottrazioni. Andiamo a risolverle sempre da sinistra verso destra nell'ordine in cui le incontriamo. 12 meno 7 è 5, riscriviamo il nostro più 9 e da ultimo 5 più 9, 14. Bene, 14 è proprio il risultato della nostra espressione di partenza.